Allora, amici, benvenuti al secondo episodio della Randomized Nuzlocke. E le regole sono sempre le stesse, è come una Nuzlocke normale, ma i Pokémon sono randomizzati, ovvero potremmo avere qualsiasi dei 151 primi Pokémon perché stiamo giocando su Pokémon rispettivamente io blu e lui rosso. E adesso andiamo a far vedere la squadra. Le regole sono le stesse di una Nuzlocke. La regola Nuzlocke più importante è che se fanno cagare vengono tutti quanti nella mia cartuccia. Se sono buoni vanno nella sua. Esattamente. Questo è fondamentale da tenere a mente. Esattamente. E adesso quindi andiamo a vedere anche questa squadra. Su, comincio io a far vedere la mia bella squadra. Dai, fammi sentire inferiore a te. Vai, c'ho elenca. La mia bella talpa, ovvero il mio Diglett a livello 8. Poi non mi ricordo mai che su questo gioco non puoi andare giù. C'ho il buon vecchio A, perfetto, che è il mio Arcanine a livello 10, che fa anche un po' schifo perché in questa generazione non impara mosse. Il mio Ghoul, che non mi ricordo chi è il mio Golduck, è vero, il mio Golduck al 7. E poi c'è Cub, che è il mio Metapod, perfetto, a livello 4. Madonna, che brutto sei team. Sei pieno di Pokémon buoni, belli. Io invece... Vai, dici la tua squadra, dici la tua squadra. Dimmi. Io ho un Hypno che si sta agitando fortissimo e che si chiama Hypno, perché mi sono scordato di dargli il soprannome all'inizio, te l'ho già detto, va bene. Per cui avrà una in penalità di 2 minuti netti. Ma cosa vuol dire? Ma cosa 2 minuti? No. Volevo chiamarlo Hypno come soprannome, magari gli ho dato il soprannome e tu non lo sai. Lo sai perché hai visto il video, però in realtà forse non lo sai. Poi ho uno stronzo, che altro non è se non... Come Exeggutor, si chiama il suo nome Exeggutor. Vero? Exeggutor, bravo, Exeggutor, che è stronzo. E poi ho Hypno è al 10, stronzo è al 6, e poi ho Pugno, che è niente poco di meno che un Mankey al 7, che non ha nessuna mossa lotta, però in compenso ha Graffio e Leer, che è tipo fulmisguardo. Sì, è fulmisguardo. Leer. E vabbè, sì, sono tutti quanti molto pieni di salute, sono pronti per andare a scoppiare qualche allenatore. Dimmi. Allora, il fatto muovermi, è che nell'episodio precedente vi abbiamo detto che escono un video al giorno, probabilmente però questo qua lo facciamo uscire giorno per insieme al primo video per darvi un po' di sostanza, perché probabilmente arriveremo alla prima palestra con questa cosa. E io direi che possiamo andare a muoverci. Via. Ah, sono 3/4 d'ora che mi muovo, imbecille. Maledetto. te lo giuro, tanto li edito io. Ho trovato una Master Ball. Che culo. Ho trovato. Oddio, gli infarti. Senti. Allora, ricordati che il percorso. Attenzione. Il percorso dopo il bosco. Ci siamo già stati perché è lo stesso percorso sotto. Quindi non devo prendere nessuno. Esatto, non puoi catturare nessuno là. Va bene. Intanto quasi dobbiamo continuare a grindare come animali, perché un altro metodo. Allenatore, non mi guardare. Allenatore, non mi guardare. Allenatore, vabbè, lo ti sfido, faccio prima, dai, tanto non mi interessa, devo salire un po' di livello la gente. Vai, allenatore, scatenami addosso i tuoi leggendari tutti quanti. Ha un Jinx. Oddio, Jinx è psico, vero? Sì, anche. Psico ghiaccio. Sì. Oh Gesù, buono. Allora, cominciamo con confusione. Lovely Kiss, non mi dire che confonde. E si addormenta. Addormentarsi in questo gioco è... Io non in vorrei questa dire. Generazione è un'infamata terribile. Hypno ha usato confusione, non è molto efficace. È certo, è Dio psico. Capito? Ci credo, Jinx è già abbastanza confusa di su. Ma perché il suo Lovely Kiss ha precisione 100 praticamente, che piglia sempre quando usa? Sempre, lui dorme, tranquillo, non ne frega niente a nessuno, eh. No, ma dormi, sereno proprio. Ti sta riempendo di mazzate, in caso in cui non se ne fosse accorto. Ecco, finalmente, botta. Che leva tanto quanto confusione, sei un po' un coglione.
Ce l'ho delle pozioni io, nel dubbio. Sì, gliela usiamo una che sta un po' messo di merda, grazie. Il fatto è che in questa generazione ci sono tante cose strane, tipo il fatto che ti attacchino solo con le mosse super efficaci. Cioè, se... Tipo il fatto che i miei Pokémon fanno sempre cacare. No, il fatto è che se tu butti un Pokémon erba e l'avversario c'ha ripresa, che in questa generazione è psico, userà solo ripresa, perché poi i Pokémon degli avversari non hanno i PP. Cioè, hanno PP infiniti. Quindi è... ci sono molte possibilità di bloccarsi nel gioco. Certo, sono... Quest'erba non me la cago di striscio. Beh, più che altro sto gioco è veramente un'infamata e basta. Uffa. Cura, cura tutti. Amica, curali tutti. Ah, ma aspetta, ma io devo levare la foca, così mi... La foca è morta. Mi faccio prima quando curo i Pokémon. La foca è monaca, cosa? La foca ha stirato le zampe. Ma non le ha! Ciao foca! Io intanto sto... Ha anche fatto un suono di dolore. Io intanto sto... Oh, c'è un Hitmonlee, maledizione. Intanto sto decimando allora, la popolazione. Ci sono dei percorsi... Dammi una mano che sono ignorante, ci sono dei percorsi qua. Aspetta che mi ha fatto un doppio calcio e mi ha tolto 5. Ti prego, ma non farlo 5 volte al tempo. Aspetta, mi ha dato... mi ha fatto un doppio calcio... Chi ci sta lasciando? Che dolore, ha tolto tipo 10 di vita a Diglett. Ma cosa sarà mai 10, santo Dio? C'hanno 20 di vita, che cosa sarà mai? Come faccio a sapere quante Pokéball ho nella mia vita? Lo vedi nello zaino. Ho una Master Ball e basta, perfetto. Allora devo prendere delle Pokéball. Dammi tante Pokéball, grazie. Voglio un miliardo. Non posso, ne posso prendere una? Dipende dai soldi che c'hai. La vita è una menzogna. La vita è una menzogna. Non mi ricordo se in questa... Non mi ricordo se posso superare Plumbeopoli qua. Ma non c'è la palestra, scusa? Sì, c'è la palestra. Deve essere tipo roccia, fra l'altro, no? No, non per forza, sono randomizzati. A cazzo, minchia, è vero. E quindi è un casino incredibile. Posso andare al percorso a destra per allenarmi? No, ci ho appena provato. No. Ok, follow me, aiuto. Mi sta rapendo. Mi porta via. Amici. Perché non mi ricordo niente di questo gioco? Devi studiare. Ma questo tizio è appena passato, sì, attraverso a mille muri per tornare indietro. È troppo facile farlo passare da sopra. No, non voglio parlare con te. Ho sbagliato, devo premere B tantissimo. Vai via, ok. E vabbè, proviamo a sfidare questo individuo. Dai, che cosa c'hai per darmi dal filo da torcere? Sei questo da adesso sei Pokémon a livello 10, ho perso automaticamente. Mi sa di sì. Flareon contro... Ma porca la troia. Maiala. Vabbè, Flareon c'ha contro... delle mosse di merda. Speriamo che abbia tipo azione. Quick Attack, che ha tolto una svarissima. Cioè, c'è sta... Ah, è vero, Tauros in questa generazione fa un bordello di crit. No. Ok. Sand Attack, tua zia Sand Attack. Ma cosa Quick Attack? Sta a 5. Ipno è a 5. Amici, non passeremo la notte. Pozione. Ma cosa Ember? Non fare crit. Bravo. Ma no, Missed! Vorrei sottolineare che la vita è inutile. Brutto. Uno Zapdos, aiuto! Per oltre. Cosa uno Zapdos? Dove? Come Pokémon sto cercando di allenare Talpa. Però c'ha...
Io spero che abbia un solo Pokémon questo allenatore. Stanno salendo tanti. Ne ha due, sono finito. Sono realmente nella cacca. E proviamo con Ippono. Però se muore è finita. Addio. Mi ritiro automaticamente. Sta allenando un solo Pokémon? No, ma... Resisterà? Proviamo, va. Tanto la vita è inutile. Wrap! Oh mio Dio, ho perso. Ma cosa non può muoversi? Posso cambiare Pokémon se ha usato Wrap? Non mi ricordo. Non mi ricordo se addirittura ti blocca completamente il Pokémon. Ok, no, l'ha cambiato. L'ha cambiato. Sì, ma li sta arrotolando tutti come salami. Jinx è di tipo ghiaccio, però. Ma non posso fare niente! Tentiamo da sapere. Vabbè, lì è lo 3, c'ho 6 livelli sopra. Un critichicchia. Ti prego, uccidilo. Ma io ho fatto un grave errore a fare questa sfida contro questi tizi, dai. Perché, che è successo? Perché c'hanno i Pokémon a livello 11. Ah, bello. Ma dentro la palestra? Sì. Grazie per l'insight, io pensavo che ce l'avessero a livello 10. Vabbè, io ho perso tutto adesso praticamente. Tutto. Sacrificherò Pugno. Povero. Se sopravvive sono molto felice, ma non penso. Povero Pugno. Ciao Pugno, insegna. Addio Pugno. Agli angeli come rimanere con uno di vita. vabbè, ma tanto è morto. No, è morto, ciao Pugno. Addio Pugno. No, ancora non è morto. Questo Pugno non vuole morire. Io quasi quasi lo premierei, perché non vuole morire proprio. No, non è vero. Sei l'unico che è inutile, Pugno. Addio. Insegna agli angeli come dare i pugni. Allora, Ippono. Adesso, se muori anche tu. Sì. Adesso usa confusione. No, niente. Ci ha salutato? Sì. Ci ha salutato Ippono. Non posso vincere neanche questo. Sì. Aspetta, c'è un revive però, mi pare. Ma io che ne so che c'ha... Che ne so, sono morti tutti. Ma che ne so che sono all'11 questi stronzi. Dai, che cazzo però, non è possibile. Comunicazioni di servizio. Allora, vi spiego al volo che cos'è la regola del revive. La regola del revive è che se il tuo team viene completamente wipeato, tu puoi decidere per una sola volta durante tutto il gameplay di resuscitare uno dei Pokémon che avevi in squadra in quel momento, perché altrimenti questa serie sarebbe durata, come potete vedere, due episodi oppure una mezz'ora, perché c'è una cosa che voi non avete visto e di cui non fatevi problemi. Abbiamo inoltre deciso di grindare un po', perché ovviamente altrimenti sarebbe venuto un video di circa un'ora di noi che guardavamo e combattevamo i Pokémon, come sarebbe stato il primo episodio. Sarebbe stato un po' noiosetto, quindi abbiamo optato per questa cosa. E questo che state vedendo è il grinding montage, e il video riprenderà nel momento in cui uno dei due arriva all'obiettivo che si era prefissato i livelli, ovvero per me circa livello 12 per i miei Pokémon, mentre per Lorenzo voleva far arrivare il suo Ippono a livello 20 per avere una sicurezza di poter battere la palestra. E vi lascio al video e grazie per la pazienza, ci vediamo più tardi. Io pensavo che la musica bastasse per coprire tutto il montaggio del grinding che volevamo fare, ma purtroppo non è stato così. Quindi, per rubare ulteriore tempo, ho deciso di raccontarvi un po' di leggende metropolitane che si dicevano quando eravamo piccini alle elementari, nei vari parchetti, che arrivava il bambino panzone che vi cominciava a dire: oh, ma detto mi cugino di qua e di là, e raccontava un sacco di leggende. Non era il periodo di internet, quindi la gente diceva: oh, figata. E poi c'era sempre il fenomeno, cioè, sì, anche a me è successo, che si raccontavano leggende che ritornavano, venivano esagerate, addirittura venivano incrementate,
queste leggende ancora più grandi, diventavano enormi. Molte probabilmente le conoscerete, altre sono un po' più stranotte. Diciamo, partiamo dalla prima, che è quella del camioncino vicino alla MN Anna. Nel caso in cui l'allenatore arriva nella MN Anna già con surf, può nuotare sulla destra, andare sul... con surf e forza, scusate, può andare sulla destra, prendere e muovere questo camioncino, secondo sempre questa leggenda, perché il camioncino è solo un oggetto di sfondo, e sotto questo camioncino ci sarebbe una Pokéball dove tu puoi sfidare Mew per catturarlo. E è totalmente falso, ovviamente, questa, perché è una leggenda, però la gente ci credeva. Cioè, quante volte abbiamo provato a muovere questo maledetto camioncino dicendo dammi questo cazzo di Mew, prima ancora di scoprire che effettivamente c'era un glitch per prendere Mew, ed è anche un glitch abbastanza facile che potete fare con le vostre cartucce originali, non vi serve nemmeno un emulatore. Voi prendete il vostro Pokémon Blu, lo mettete nell'SP, perché oramai chi, oppure un Game Boy Color se proprio ve la sentite matta, e potete prendere effettivamente un Mew tramite un altro glitch che non mi va di spiegare, andatevelo a cercare su YouTube, è una cosa abbastanza facile da fare. Una seconda leggenda era quella del surf dell'Isola dei Numeri. In realtà è una mezza leggenda, perché tu nell'Isola dei Numeri ci potevi andare, ci sono andato anche io, non è difficile, è un glitch abbastanza stupido, cioè vai là, cammini sui palazzi, nell'erba non trovi un coso, non trovi nulla, e ci sta una pozza d'acqua dove tu, se ci fai surf, diceva la leggenda che ci potevi trovare Mew o addirittura Togepi, cioè che questa era la cosa che a noi faceva impazzire, che dicevo oh figata, come nel cartone, perché manco lo chiamavi anime, lo chiamavi cartone, fa come nel cartone, tu trovi Togepi, poi fighissimo, si evolve in Mew, perché non sapevi che si evolveva in Togetic, perché quando arrivò da noi nemmeno erano usciti, se non mi sbaglio, Argento e Oro, quindi ci credevi. Però il fatto è che Togepi non c'era nemmeno in Pokémon Rosso e Blu, non era nemmeno programmato dentro Rosso e Blu, quindi era palesemente una leggenda. La terza leggenda è quella di Venustoise, quella che ci ho creduto tanti anni anche io, perché era un Pokémon veramente figo, e nasce da... dicevo, la cosa di Venustoise nasce da un episodio dell'anime dove Gastly, per mettere paura al Bulbasaur e Squirtle di Ash, crea questa fusione di Venustoise, e tutti i ragazzini lì impazziti a darsi gli schiaffi in testa, ma oh, lo voglio anche io Venustoise, che era veramente figo, e tutti ci credevano. C'era sempre la stessa cosa allora queste leggende c'avevano la cosa principale, che tu dovevi tipo parlare 300 volte col professor Oak, ma letteralmente, non è che sto esagerando, c'era tipo batti la Lega 20 volte e parla 300 volte con Oak, che ti dà l'MT super forza, che tu puoi insegnare solo a un Pokémon, ma tu devi avere minimo 10 Pokémon al 100, e uno di questi deve essere Golem, Nidoking, se stronzate qua, la gente ci credeva, l'abbiamo fatto, batti la Lega 20 volte di fila, e poi nel giorno in cui vuoi incontrare Venustoise, e poi te lo mette nel box, e tu lo puoi mandare fino a Cristallo, e tutta la gente ci credevamo tutti, perché dice sì, lo voglio Venustoise, e cioè erano cose strane, perché ci credevamo, perché eravamo così rincoglioniti da crederci. Cioè, non... col senno di poi adesso prendono una cartuccia, una demo, datamainano tutto. Ho sentito un rumore di là e mi sono messo tantissima paura. Datamainano tutto e tu sai che cosa puoi e che cosa non puoi prendere. Però una volta non era così. Cioè, una volta qualcuno probabilmente l'aveva fatto. Una volta si leggeva nelle riviste. Cioè, nelle riviste specializzate si leggevano queste cose. E i bambini ci credevano. Si avevano continuamente schiaffi sulla testa. Dici, perché siamo una generazione di cretini. E continuavamo a crederci. Poi c'era la leggenda a cui io ho creduto di più e che nel mio cuore secondo me è ancora vera, che è quella della propria palestra. Quella della propria palestra è proprio una che mi è rimasta nel cuore, perché l'ho provata tante volte, ho ricominciato il gioco tante volte per poterlo fare, perché pensavo che non ci fosse qualche cosa di sbagliato che avevo fatto. E dovevi, se non mi sbaglio, tipo battere la Lega 100 volte, avere tutto i Pokémon del Pokédex
senza Mew ovviamente, perché era impossibile catturarlo senza il glitch di cui vi parlavo prima, di cui non conoscevamo nulla ovviamente. Avere tutti i Pokémon al 100, cioè tu dovevi avere uno Squirtle al 100, un War Turtle al 100, un Blastoise al 100, una cosa incredibile, un'epopea paurosa. Dopodiché ti davano la tua palestra. E quando ti davano la tua palestra ad Aranciopoli, nel punto in cui dicono che stanno costruendo robe nuove, ti venivano a sfidare. E dopo un tot di allenatori arrivava Oak, che questa cosa in futuro poi abbiamo scoperto che era anche quasi credibile, perché in realtà è stato programmato Oak con una sua squadra di Pokémon a livello circa 70, se non mi sbaglio, che aveva il terzo starter che non veniva scelto, ovvero nel mio caso Charizard, perché se non scegliete Squirtle siete persone brutte, e se preferite Charizard a Blastoise non vi voglio bene. No, io non riesco a volervi bene, perché io non ho mai fatto una run di Pokémon rosso, blu, giallo, rosso fuoco e verde foglia senza aver preso Squirtle. Non ci riesco, ci ho provato, ho preso tante volte Bulbasaur, ho preso tante volte Charmander e poi spegnevo, riaccendevo, nuova partita, riprendevo Squirtle e ricominciavo quella. Non ce la facevo, era proprio nel mio cuore. Poi ci stava la leggenda di Ishfish, che era questo Pokémon leggendario perché era non era conosciuto da nessuno, che era questo Pokémon pesce, se non mi sbaglio, che tu dovevi pescare tipo 100 volte in una stessa pozza senza trovare niente, senza catturare niente, e alla 101esima ti appariva questo Ishfish. C'era anche un altro modo, cioè non solo nelle pozze, c'era chi addirittura diceva che tu dovevi pescare nelle statue, perché le statue sono programmate strane e sono riconosciute come pozze d'acqua, quindi tu teoricamente puoi pescare in quelle statue dentro le palestre, o se non mi sbaglio era solo da Lens. Però cioè, la gente ci credeva, e io torneremo in altri grinding moment con altre curiosità e leggende da parchetto. Speriamo che basti tutto questo tempo per il grinding montage, lo spero vivamente. Spero anche che io non vi abbia dato fastidio. E se senti mio, caso mai fa, ho tre seni. Va bene. Questa parte sai benissimo che rimarrà. No, perché nessuno deve sapere dei miei tre seni. Vabbè, poi mi dici quando Ipno è al 20 e là, da là riprendiamo. Ah, pensavo poi mi dici quanto porti di seno. Allora, questa parte invece rimane perché Metapod si sta evolvendo in Butterfree. E quindi ci chiediamo tutti quanto porti di seno. Fateci sapere nei commenti, secondo voi, quanto ha di seno Lorenzo. Facciamo una challenge di seno. Chi indovina il seno, non so cosa vince, lo scopriremo. Scopriremo solo vivendo. Lo scopriremo solo scoprendolo. Il 20 è un livello apparentemente molto difficile da raggiungere, così come i 20 anni sono un'età incredibilmente difficile da raggiungere. Ha senso, quello che mi dici ha senso. Tanto io lo so che entrerò in palestra e avranno tutti Mew e Mewtwo. Sono sicuro di questa cosa io. Ok, Ipno è appena diventato depresso. Ok, allora fermati, non ti muovere. Te lo giuro, se ti sei mosso prima ti do un buff di 10 minuti al prossimo episodio. Sono immobile come una statua. No, all'inizio dell'episodio dico. No, io non dimentico. Ti blocco per 10 minuti, te lo giuro. No! Sì. Sono rimasto immobile. E controllerò, tranquilla. Va bene, allora, da questo momento si ricomincia. Porca troia. È finito il grinding montage. E quindi... Ai! Lorenzo adesso va a battere la buona vecchia palestra di Brock, perché tanto al 20 la batterà subito. Lui è il suo Ipno. Mi sto grattando tanto i coglioni. Non te la sto gufando assolutamente.
Esattamente come io non la sto gufando a te. Ok, allora entro nella palestra e salutiamo. Aspetta, fuori dal centro Pokémon. No, no, batti. La palestra è da questo lato. No, 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 fai la palestra e poi salutiamo per il secondo episodio. Ah, ammazzo tu, marone, spacco tutti i culi. Ricordati che devi battere tutti gli allenatori, eh. Tutti, tutti. Mamma mia, tu, vieni qua. Hai usato battermi prima con i miei Pokémon incredibilmente underlivellati. Adesso ti faccio un culo come quello di Valeria Marini. Ah. Che non me ne voglia Valeria Marini, ma era il culo più grande che mi veniva in mente adesso. Nicki Minaj, dai. Un culo grande come quello di Nicki Minaj. Quasi ti one shot, stronzo. Ci credo, sei al 20. Quick attack a tua zia. Mi hai tolto 5 punti. Io ti ho tolto tutta la vita. Ciao. Quanto dura il dormire? Ah, ok. Pensavo me ne avesse fatto un'altra. Ma che dispiacere che questo Arbok è morto one shottato. Guarda quanto mi dispiace. Beh, direi di tipo veleno. Mi sarei meravigliato il contrario. Adesso io uscirei e rientrerei perché ha subito un colpo. Non mi interessa di perdere un po' di tempo, ma un solo Pokémon deve essere sempre full a ogni incontro. Dico bene? Dici giusto. Tururu, turururu. Mamma mia, mi sembra di avere il tipo il controller imbecille, ma in realtà è il gioco che è imbecille ed è lento come la merda a camminare. Il fatto è che non potevano fargli le gambe un po' più lunghe. Con queste gambine corte ci credo che va piano. È anche un bambino di 10 anni. Non... ma tutti quanti sono alti come lui. O è un bambino incredibilmente alto oppure... Potrebbe anche essere. Allora. Ma c'è un solo allenatore nella palestra di Brock? Mi pare di sì. Ah, e vabbè. E allora sfidiamo Brock. Meno 3, meno 2, meno 1. La mia vita fra un po' sarà... persa. Challenge me now, show me your best. No, mi sa che resterai deluso a meno che tu non abbia due Pokémon brutti brutti. Krabby! Che culo. Krabby al 12. Vabbè. Mi sa che ti one shot? Sì, ti one shot. Che culo. E il prossimo Paras. Che culo. Paras al 14. Mi sa che ti one shot? Sì, ti one shot. Maledetto. E Ipno ha appena fatto 21 anni, tanti auguri. E ho sconfitto Sonia? Eh? Sì, non dargli abbastanza, non dargli peso. Non si chiama Brock? Ah no, ho cambiato i nomi degli allenatori. Si chiama Sonia. Te l'ho detto che ho cambiato i nomi degli allenatori. Ma si chiama Sonia. Allora, io direi che così... Wait, take this with you. Vai, quando hai finito di parlare non muoverti, eh. Vabbè. No, io te lo dico, ti do 10 minuti. Okay, aspetta. Ti do 10 minuti di cosa. Sono fermo. Ok. No, 10 minuti sono no, troppi, no, te dai. Ne do 10 perché ti avevo detto di rimanere fermo. No. Ti do 10 minuti di cosa. Ma io ero fermo. No, no, ti do 10... Il controller non funzionava. No, no, ti do 10 minuti di blocco se ti sei mosso all'inizio dell'episodio. Ma io mi sono mosso, lo confesso. Avrai 10 minuti nel prossimo nel quarto episodio. Ma ho fatto tipo tre passi. Troppi. Va bene. Allora, ti stai muovendo adesso? No, spero. No, okay. ora sono fermo, perfetto. Dai, santo Dio. Quindi salutiamo Brock sta guardando il muro, ok, non più a posto. Salutiamo tutti, arrivederci, grazie. E è stato bello vedervi. Ci sono tutti i link nella descrizione, bla bla bla. Se è il primo video che vedete di Asobu, andatevi a vedere gli altri video. Io sono tutti molto belli. Io sono Bello Pisello, lui è Lorenzo. Ci vediamo al terzo episodio. Wow. Che bel nome, signore. Addio, addio. Brocco, non mi guardare il culo, bravo. Mi guarda il culo.